Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi. Un glitch dei soldi per poveri, per ricchi, lo possiamo fare tutti. Si fa con la Cari Rebel, come sapete era stato mezzo pacciato credo. E adesso vi faccio vedere come si può fare in maniera un po' più ancora redditizia, diciamo. Allora, andiamo allo Santos Custom con la Cari Rebel ovviamente. Andiamo a montare le ruote, comunque ci servono sempre, quindi andiamo a montare le ruote da fuoristrada come facevamo nel vecchio glitch, solo che questa volta invece di andiamo sul tipo di ruote standard giustamente e andiamo a comprare le Amazon. Ragazzi, sì, dobbiamo comprare le Amazon e adesso vi faccio vedere anche il perché, lo capirete da solo. Una volta comprate le Amazon, cosa dobbiamo fare? Andiamo sempre nella categoria ruote, sub, andiamo in cerchi cromati, io adesso andiamo a vedere in cerchi cromati e vi farò vedere, scusate ma ho sbagliato, cromati, e andiamo a vedere che ci troveremo queste già sbloccate, come se le avessimo comprate, basterà montarle, e niente di più semplice ragazzi, andremo a vendere l'auto e ci darà intorno a 40.000, quindi avremo investito meno di prima ragazzi, meno di prima investivamo intorno a 8.000 e adesso abbiamo investito meno di 8.000, perché sono 4.600 i cerchi o giù di lì, e comunque 3.000 magari il Rebel. Questo glitch come nel precedente funziona in una dietro l'altra. Non so perché quei cerchi siano buggati, però sembra che vada, quindi potete vendere le auto una dietro l'altra. Come ho già detto, questo è un glitch per tutti, anche se comunque più di qualcuno dice io faccio la rapina invece che sta a fare il glitch, ok, però per fare le rapine ragazzi a volte servono anche dei soldi, come sapete 40.000 per iniziare, 100.000 per fare la rapina e così via, e se non abbiamo questi soldi non possiamo iniziare le rapine o comunque fare le rapine. Niente, questo glitch funziona in old gen come in next gen, solo con la miglioria del clacson come nel vecchio glitch, e nulla di fatto ragazzi, adesso vedete come io ripeto il procedimento e vado a rivendere l'auto senza problemi. E questo glitch funziona, non c'è bisogno di aspettare 45 minuti, possiamo vendere le auto senza attesa uno dietro l'altro, quindi ragazzi approfittate di questo glitch prima che venga pacciato, perché sicuramente verrà pacciato. Un saluto da Maxi e al prossimo video, ciao a tutti.